Lavando! Ma questa te l'ho fatta io, 10 anni fa, Zagaroli. Sono già passati 10 anni, come passa il tempo? E il discorso che facevi, scusa, la cosa che dicevi sulla chat, che tutti quanti, perché quelli sono responsabili. Venissero qua, li voglio qua, guarda, venissero, dimostrassero chi sono. Io cosa te la porto? Porto mia madre in tribunale. Dietro, vecchio mio, Ecco un'altra buca, e lo credo, piove. Che mi significa la pioggia? La pioggia serve alle campagne per i raccolti. E ti ho messo in campagna e non qui che c'è un'orgia in atto. Va bene, nelle città serve a pulire le strade. E non ci può pensare la sindaca? Qualcosa dovrà pur fare. A questo punto, se non deve fare niente, mi metto pure io e la faccio io la sindaca. Guarda. Questo dice che viene, però arriva tardi. Maturo, porco, trasgressivo, fister, attivo, dildo, frustini, senza limiti. Sono tutte cose positive. Ma c'ha 60 anni. Vabbè, guarda qua, ti fa passare la voglia di andare coi ragazzini, come si dice poi. Chatta coi giovani, che con i grandi fai altro. E poi mi ricorda pure Mario. Ma chi è Mario? Mario, uno che ho conosciuto al parco 10 anni fa. Come 10 anni? No, 10 anni fa, non quando stavamo insieme, prima. O dopo. Ci vedevamo al parco. Cioè vi davate appuntamento al parco? Ma no, nel parco non si parlava così, per non rovinare l'atmosfera lui. Mi prendeva, mi strumava. Oh, una volta poi si è avvicinato un tizio e lui l'ha scacciato. Oh, ma che roia, no! E non avevo parlato. Gli ho detto che mi ero immaginato fosse un operaio. No, un meccanico con la ragazza incinta. Mi dice che carrozziere. Oh, mia moglie se n'è andata, si è portato pure via mia figlia, sta stronza. Io ero cotto. Daccanto che non è un lavoro. Sì, sì, sesto piano. E questo qui, guarda qua. Lui, sì, da qua. Giovino. Giovane, dimmi, tua prima esperienza gay. Ma cominciamo facile. Ma gli hai detto che sei romantico? Ah, ma fino in fondo, ma su, scendi che vado a farmi la doccia. Però capito, ma che lo devo cogliere io? Ma non lo so, ma io chi l'ho mai fatta un'orgia? Cioè, l'ho fatta, per carità, però chi se ne ricorda, eh? E se non mi piace, eh? E se non gli piace? Cazzo, quanto piove, oh! Ciao, piacere! Io sono Gianni, il padrone di casa. Accomodati pure. Ciao, sì. Ciao, ciao. Grazie. Sì, la mano. Ciao. Vieni, tranquillo, mettiti comodo e rilassato, anche se è la prima volta. Non essere agitato, perché non bisogna essere agitati in questi frangenti. Stai tranquillo, fai quello che vuoi, con chi ti pare, in quello stesso. Oh, scialla! Sì, c'hai qualcosa da bere? Vino, birra. No, alcol no, per carità. Bello che sei ancora stemio. Sì. E c'hai un'aranciata, una Coca-Cola? C'ho un'aranciatina, sì, ti fa bene, guarda. Che non c'eravamo tanto organizzati, Vorrei farlo. Scialla. Scialla, sì, ecco. Quello che... Che prendi, una medicina? Un omeopatico? No, una specie, ti è bevi. No, io... Scialla! Mazza quante amate! Scialla! Oh, ma che è sto di lui? No, è che sai, quando viene tanta gente, è meglio... Perché gli devi? No, è che ha organizzato un mio amico all'ultimo momento, io non sapevo, guarda, c'è questo di colore, buono, poi c'è l'orsi, quelli magari portano la Coca-Cola, c'è il sacco da mangiare, e poi ci sta questo lipster, poi viene questo, poi all'ultimo tardi ha detto che... No, beh... Oddio, io questo... No, questo è grande, lo capisco, per no, te, no, è che... No, guarda, non è che sei obbligato a fare qualcosa... No, è solo che... Se c'è un problema... Ma oh, e fammi parlare! Scusa, sì, volevo... No, è segno di carattere... Ah, scialla! Sciallo! Ma sai che c'è, che questo mi ricorda uno che frequentavo e... Che so, le foto del dorso si assomigliano tutte, poi apre la porta e Rita Pavone... Chi? Non la conosci, no? Ecco, lui è organizzato questa notte. Ciao, frate. Bella zecca. Sì. Ma sei diverso dalla foto? Strano. L'ho fatta il mese scorso. Sai, a volte io la cambia pettinatura. Oh, perché mi hai invitato? Perché trovavamo carino. Ah, perché non lo sono. No, non lo sai. Ci serviva uno della tua età. Ah,
Sciala. Ecco, Sciala pure te. La doccia, ci sono asciugamani puliti, vai. No, non te la prendere, non è che pensi minimamente che tu non ti sia lavato, assolutamente, si capisce, è solo Sciala. Che... Sciala. Sì, Sciala. Che hai portato, sei tu? Ma niente, un po' di giro. Ma ha fatto bene sto. E un'occia bisogna farla bene, eh? Oddio, che mi succede? E tanto volevi morire. Ma lo posso decidere io quando voglio morire? No, il primo ragazzino che arriva che mi avvelena. Non ti avvelena, anzi al massimo ti rilassi un po'. E meno male che era timido, prime esperienze gay. Prime esperienze gay. Questi qua di droghe sanno già tutto. Scialla. No, capito. Cioè, a me è sembrato che a me mi ha chiamato zì, a te ti ha chiamato frate. È il linguaggio di noi giovani. Ah. La tua muore, vera. Sì. È quello nero. Sì. Dice che c'è anche il cinese. Sì. Un attimo. Vogliono qualche informazione prima di salire. Mamma mia, come sono diventati diffidenti questi gay. Signori, è finita l'epoca dei parchi. Ma che vado io così? E no, vado io in pigiama così, con la sciocamata. Dico, metti un po' di musica, fai un po' d'atmosfera. Amica mia, è quello che tu sia, ti faccio aspettare, carina come me, poi con la fantasia, come mi odio, immagina, una dolce di e invece qui mi ci sei tu. Canzona. Senti, a te ti ha invitato Gianni? Sì, ho provato a avvisarvi, ma arrivavo, ma stavo sempre occupato. Da perché non aveva detto che venivi? Guarda, fino all'ultimo non sapevo neanche io, eh. Ma Gianni? Gianni è sceso un attimo di sotto, intanto Scialla. Che? Bevi. Oddio, non è che è alcolico, che a me l'alcol a stomaco vuoto mi fa venire un po' di gastrite. Ammazzalo, sei amaro. Bella arrangiata amaro. Senti, siamo tanti stasera? E dipende dalle buche. Le buche di Roma? Io c'ho ancora un tacco sulla casilina. Senti, ma tutti gay? Sì, tu sei l'unico. Oddio, scusa. L'unica... Donna, sì. Ecco, insomma, devo darti del lei... Ma no, pure del tuo è benissimo, piacere, Milena. No, perché so che voi ci tenete, voi donne. Il nome che ti sei scelta? Ma, era il nome di nonna, mamma ci teneva tanto. Ma già mi proprio non me l'ha detto che venivi. Ma fino all'ultimo non sapevo, guarda, sono stata fino alle 9:15 col dottore. Ma addirittura l'ultimo dell'anno? Non lo cambiamo, ma quello è tanto scrupoloso, eh. Ecco, senti, io sono un po' curioso, ma magari te non va a riparlarne, per carità. Ma figurati, mica mi vergogno. Allora, ecco qua, mi sono sempre chiesta, com'è quando lo togli? Fa male. L'estrazione? Sì, com'è dolorosa. No, c'è l'anestesia. Ah, ok, quindi prima prendi tutte le pillole, poi... No, prima no. Dopo, semmai, dipende da come reagisci. Cambia, tante volte è semplice, però qualche volta la vita pure che si spezza. Raramente. Io, per esempio, soltanto sfortunata. A me il dottore ha fatto per levarmelo tutto insieme e si è rotto. È rimasto un pezzettino piccolo. Un macello. Piacere, Milena. Sì, bene. Oh, io non lo sapevo mica che c'è stata pure una donna. Ci stavamo pure noi, eh. Ecco, senti, approfitta che il bagno è libero, vai. Ma veramente a me non mi scappa. Ma che ci sono gli scamani puliti? Vai. Bravo. Fai bene a parlare come se fossi una donna. Ma perché lei è una donna? Ma non lo vedi che è una transona? No, a me mi sembra la vera. Perché non hai l'occhio esperto. E poi è già operato. Anche se pare che ne sia rimasto un pezzettino piccolissimo. Scusa.
scusa, scusa un secondo, parlo un attimo a controllare che sono troppo curioso, Dio, mi gira la testa con sta roba che mi hai dato, non capivo che dicevano quelli di sotto. Cinese parlava, io non lo capivo. Capirai, lo dici a me, c'è un cinese sotto casa che gli viene la batteria, gli viene andare su casa Fiala per fargli capire. Ah, ecco, magari abbiamo anche dei cinesi. Senti, ma Annibale... Ma sa spiava trans in bagno. Ah, trans in bagno. È vero, è rimasto un pezzettino piccolissimo. Oh, se non ci fai caso neppure si vede. Non penso c'ha due tette. Oh, troppo grosse se le fanno. Esagerano. Comunque Gianni, te la posso dire una cosa? Sì.